Questa è un'idea brillante che ha avuto un'amica architetto brillante che ad un certo punto si è resa conto che avere 30 anni poteva essere una figata. Dubbi, ansie, crisi, cavoli, ho 30 anni. Felici? Non so. Un po' sfigati. Beh sì, forse. E poi niente, la Caterina è incinta. Cosa? Certo che le ventenni di oggi sono tutte fighe. Allora, anche tu sposata. Bimbi. Quando è che ti dai una mossa? Io la tua età avevo già te e tua sorella. Preferisci contratto a progetto, partita IVA o ritenuta da conto? Vecchia? Vecchia? 8 maggio, 22. 28 luglio, 5 agosto. 16 agosto, 25 settembre. 7 matrimoni e 2015. No. Parliamo di raccomandazioni. Lo stick 50 da mettere sopra le labbra, che poi giriamo in spiaggia coi baffi tipo Marrabbio. Baffi? Adesso giura. Cucina meglio, la mamma o la fidanzata? La mamma. Ok, ti devo dire una cosa. Non è che vorresti farmi da testimone? Mi fai l'onore di essere la mia testimone! Silvia, dove hai messo la pellicola? No, mi devo struccare! Ma vai a dormire, sei stanca! Non ci provare, vai immediatamente a struccare! Chi sarai? Posso consigliarle qualcosa di un pochino più antirughe per lei? Per lei? La ginecologa intanto mi ha detto che sono una primipera attempata. Cose fondamentali del trentenne single. Scarica di Tinder. Tua sorella in tutto ciò si è lasciata. Di nuovo. Io non capisco sti uomini d'oggi. Sembrano tutti Peter Pan. Ma che tu hai una bella panzetta. Hai qualche novità da darci? Andiamo, Silvia, dai, andiamo. Voglio rientrare qua dentro. Arate, spero. A 30 anni saremo una famiglia felice con due bambini, un maschio e una femmina. E poi quando ti lasciano 36 anni dici rimarrò da sola per tutta la vita. Il segreto per rimanere forever young. Beh, davvero? Con quel tacchetto? Le punte sono tornate di moda, No. Con un bel tacco, magari. I'm a Barbie girl. It's fantastic. Per la festa di sabato! Non riesco a stare neanche sulle ballerine. Oddio, il momento, dobbiamo andare, corriamo. Aia, aia, non mi freghi più. No, mi si sono rotte le acque. Oh, ciao Silvia. Ehi, aspetta, un attimo, dove vai? Basta inseguire ragazzini. Hai 35 anni ormai. A lei è la mamma? No, sono la zia. Beh, allora che ne sa? Cerchio dello scettro lunare. Entra in azione! E allora, siccome non è madre, non può esprimere Stefania, il suo giudizio, il suo parere Stefania, sul nipote. E poi lei è zia, può dire quello che vuole. Che figo! Altro che take that! Orrende! Ciao belle milfone! Ma sta parlando con me? Con noi. Ma io non ho voglia, non ho voglia! Poi non pensate anche voi che dai 30 anni in su si possa fare tutto? O quasi.